Buonasera a tutti, l'applausometro l'abbiamo già calcolato ed è decisamente alto, quindi già questo è un dato molto rilevante. Il secondo dato rilevante è che senza aver neanche cominciato, siamo qui ovviamente con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e la notizia è che Paolo Gentiloni farà la sua prima intervista da Presidente del Consiglio a una festa dell'Unità, ma anche la sua prima intervista politica. Cosa che finora non era ancora accaduta. Quindi siete una. Guaio totale. Esatto. Spero che risponderà a un po' di queste domande che mi sono preparato. La prima domanda dalla quale partirei riguarda un numero che forse molti di voi ignorano, ma che è un numero significativo, che è il 272. 272 sono i giorni di questo governo, del governo Gentiloni, che è cominciato, come tutti ricorderete, in maniera traumatica il 5 dicembre. Traumatica per qualcuno, per qualcun altro un po' meno traumatica, ma in questi 272 giorni il governo Gentiloni è già il 36esimo governo più longevo della storia della Repubblica. Quindi è già siamo a metà più o meno. Prima domanda, Presidente, ma com'è cambiata l'Italia dal 5 dicembre a oggi? Innanzitutto grazie, grazie a tutti, grazie veramente per la vostra accoglienza, grazie a Claudio Cerasa che farà questa intervista. È vero che la prima volta che quest'anno che partecipo alla Festa dell'Unità è forse il primo anno da una ventina d'anni che non ho fatto tantissime feste dell'Unità. D'altra parte io credo che chi fa il mio lavoro obiettivamente abbia molte priorità e sia importante anche un incontro come questo e tanti altri incontri come questi, ma troppi purtroppo non se ne possono fare. Sono tanti, sono pochi. Beh, è incredibile che un governo che dura da appena 9 mesi sia in effetti considerato un governo duraturo, diceva prima Claudio Cerasa. Io penso che tutto sommato di importante ci siano due cose, poi avremo modo in questa chiacchierata forse di raccontarne altre. La prima è che un governo che nasce da un trauma, perché il governo nasce da una sconfitta, la sconfitta del referendum, le dimissioni di Matteo Renzi. È riuscito, nonostante tutto, ad andare avanti per questi 9 mesi. E questa, io credo, sia una prova di forza e di capacità di governo del Partito Democratico, oltre che di chi di questo governo ha fatto parte. La seconda cosa che direi è che il governo è come andato materializzando il suo lavoro nel corso dei mesi. È partito con obiettivamente poche scommesse, che c'è quanta gente scommetteva su questo governo, perché nasceva in una condizione difficile. Col passare dei mesi ha dimostrato, grazie alle capacità del nostro partito, dei ministri, alla tenuta del sistema, ha dimostrato di avere un senso. E dal mio punto di vista questo è stato forse il risultato più importante. Noi avevamo bisogno di dare al Paese la sicurezza che un governo poteva garantire la sua stabilità. Non fosse altro che per questo io credo che abbiamo fatto con dignità il nostro dovere. Due domande. La prima, lei il 5 dicembre, anzi qualche settimana dopo forse, avrebbe scommesso su questo governo e sulla sua durata? E poi, seconda questione, a parte il differente approccio sulle interviste tra questo governo e quello precedente, qual è la più forte differenza che esiste, secondo lei, tra questa esperienza e quella passata? Ma io credo che scommesse non se ne devono mai fare,
quando il governo si è presentato alle Camere per la fiducia, io ho detto che noi saremmo andati avanti, la cosa più banale del mondo è la nostra Costituzione, saremmo andati avanti finché avessimo avuto la fiducia della Camera e del Senato. E così è stato, mi auguro che così sarà fino alla fine della legislatura, che del resto non è distante. Naturalmente c'è una grandissima continuità tra il governo Renzi e il governo Gentiloni, che è continuità dovuta al fatto che molti dei componenti del governo, a cominciare dal ministro del lavoro che è qui in prima fila, Giuliano Poletti, e che tutti salutiamo, sono gli stessi. Abbiamo qualche novità e novità di ottimo livello, ma al di là delle persone, perché certamente non è un governo di un altro schieramento politico, è un governo che ha portato avanti cercando di far fronte poi alle diverse occasioni che l'attualità gli proponeva, ha portato avanti il programma del governo precedente, con due fondamentali differenze. La prima, quella che ho detto prima, cioè che purtroppo il governo nasce un po' in salita, cioè non nasce, nasce da una sconfitta, la sconfitta del referendum, e da lì deve risalire la china. E la seconda è che, diciamo, che l'attuale Presidente del Consiglio e quello precedente non sono identici, quindi scherzando si potrebbe dire che il governo Gentiloni è la prosecuzione del governo Renzi con altri mezzi, ma comunque questa è una vecchissima citazione di vabbè, lasciamo stare. E poi si fanno le cose si fanno le cose che l'attualità ti butta addosso, no? C'è un famoso primo ministro inglese al quale chiesero quale fosse la cosa più difficile nell'azione di guida di un governo, e lui rispose: events, dear boy, sono gli eventi, caro ragazzo, la cosa più difficile sono le cose che succedono. E quindi certamente c'è un programma, che è il programma del governo Renzi, che noi abbiamo cercato di proseguire, attuare, portare avanti, e poi c'è la realtà di un paese che chiede al governo stabilità, fiducia, sicurezza, e a questo noi dobbiamo dare risposta. Spero che continueremo a farlo come abbiamo cercato di farlo in questi mesi. Il Partito Democratico comprensibilmente si concentra molto su questo governo e sui 1000 giorni precedenti, però ho come l'impressione che sia per le persone che la stanno ascoltando, sia in generale per i militanti del Partito Democratico, sia complicato definire l'identità del PD se non si capisce quello che è successo negli ultimi 6 anni, perché lei, come molti suoi colleghi, da 6 anni, dal novembre 2011, il Partito Democratico dà la fiducia agli stessi governi ai quali danno la fiducia partiti di centrodestra. Nel 2011 è successo con Monti, poi è successo con Letta, poi per un periodo con un altro pezzo è successo con Renzi, adesso, per quanto il nuovo centrodestra, l'area popolare, possa essere un'area di centrodestra, comunque il governo è di fatto una grande coalizione. Io le chiedo, la grande coalizione ha fatto bene all'Italia, e in che cosa ha cambiato l'Italia e l'identità della sinistra? Ma io penso che questi governi abbiano fatto, nelle condizioni complicate nelle quali si sono trovati ad operare, perché certamente il periodo di cui Cerasa parlava, cioè il periodo dal 2011 a oggi, è stato un periodo che è cominciato con il momento più difficile per l'economia italiana dal nostro dopoguerra. Quindi non stiamo parlando di governi che sono arrivati a dividersi un periodo di vacche grasse, a festeggiare chissà che cosa. Sono governi che si sono trovati ad operare in condizioni difficilissime. Io penso che in particolare il governo presieduto da Matteo Renzi, e mi auguro anche il mio,
siano fondamentalmente dei governi di centrosinistra con l'appoggio di formazioni che hanno origini diverse. Non so quanti di voi erano presenti ieri qui alla festa dove credo sia intervenuto il ministro degli esteri Angelino Alfano. C'erano molti di voi presenti ieri sera? Beh, abbastanza, insomma, erano presenti. Chi era presente, io credo, abbia potuto constatare qualcosa che io ho visto abbastanza da vicino in questi anni, e cioè che noi abbiamo oggi una maggioranza di governo con la formazione che fa capo Angelino Alfano, con le formazioni che fanno capo a Bersani, Pisapia, eccetera, eccetera, certamente fragile, certamente con dei numeri, in particolare al Senato, molto ballerini, però non mi sembra un'alleanza tra posizioni totalmente inconciliabili. Io penso che siano maturate in questi anni delle posizioni di una maggioranza abbastanza omogenea, e mi auguro che questa esperienza di governo ci aiuti a maturare questa funzione. Il perno di tutto questo è il Partito Democratico. È inutile che noi sfuggiamo da questa responsabilità. Non sto dicendo che altre formazioni non hanno un ruolo, hanno anche dei ministri, però insomma il Partito Democratico è di gran lunga la forza fondamentale di questo governo. Quindi se dobbiamo prendercela con qualcuno di cose che non vanno con questo governo, in qualche caso possono anche essere gli alleati, ma nella maggior parte dei casi le responsabilità sono le nostre e dobbiamo saperlo, e siccome abbiamo fatto anche tante cose utili, credo che dobbiamo avere la forza e il coraggio di rivendicarle, le cose utili che facciamo. Poi, dato che è una caratteristica del suo governo, ma anche del suo account Twitter, quello di segnalare costantemente delle buone notizie che negli ultimi mesi sono arrivate per il nostro Paese, prima però, dato che parlava di responsabilità e di Partito Democratico, le chiederei anche di capire quanto è colpa del PD, del Partito Democratico, della maggioranza, del principale, quindi partito di questo governo, per quanto riguarda il capitolo dello Ius Soli. E Romano Prodi due giorni fa in un'intervista ha detto a Repubblica, ha detto che il Partito Democratico ha scelto di non portare avanti questa legge per una questione legata al consenso. Risponde al vero questo, e se non è vero che succede? Beh, io ho detto spesso, l'ultima volta due giorni fa, lo ripeto anche adesso, a un certo punto nel mese di luglio io ho preso atto semplicemente di una situazione che il Parlamento non ci consentiva di avere i numeri per approvare questa legge, e ho detto che l'impegno ad approvarla dal mio punto di vista era un impegno assolutamente da mantenere, e che avremmo lavorato a mantenere questo impegno in autunno. E questa è la cosa che qui ripeto tranquillamente. Penso che noi dobbiamo lavorare. Segnalo che non siamo ancora in autunno, quindi diciamo ci lavoriamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per l'approvazione di questa legge, evitando di fare due errori. Il primo è, siccome non si è approvata quel giorno o quella settimana, perché non c'erano i numeri. Purtroppo non basta il coraggio, no? Il coraggio è utile, però è anche importante, soprattutto in Parlamento, avere dei numeri per approvare una legge. Allora io vorrei lavorare per avere, oltre al coraggio che non mi manca nonostante il carattere accomodante, anche avere una maggioranza al Senato per approvare questa legge. Questa legge è stata approvata alla Camera due anni fa, non tre mesi fa. Dice, come? È stata approvata tre mesi fa, adesso in tre giorni bisogna approvarla anche al Senato. È stata approvata alla Camera due anni fa e noi lavoreremo per
avere le condizioni per approvarla anche al Senato. Punto. Applauso. Dopodiché, fatemi aggiungere solo una cosa, e cioè noi non colleghiamo in modo, è ovvio che c'è un legame nel dibattito culturale, nella polemica politica, non c'è dubbio, non colleghiamo alcune cose che succedono, tra virgolette, di emergenza sul fronte dell'immigrazione, per esempio gli sbarchi, a questa legge sulla cittadinanza. Stiamo parlando, quando parliamo di questa legge sulla cittadinanza, di una legge che riguarda dei bambini che sono nati in Italia da genitori che da tanto tempo risiedono in Italia, e stiamo parlando di condizioni particolari di studio che presuppongono poi l'acquisizione della cittadinanza in base a questa legge. Lo stesso titolo, che forse perché è corto, viene attribuito a questa legge, Ius Soli, che significa che tu diventi cittadino di un paese perché sei nato in quel paese, non è corretto. Non stiamo neanche parlando di uno Ius Soli, stiamo parlando di rendere più agevole un diritto alla cittadinanza a quei tantissimi bambini, ragazzini che vediamo nelle nostre scuole, nelle nostre squadre sportive, che frequentano la nostra società e che non hanno niente a che fare con gli sbarchi che vediamo tutti i giorni in televisione. Se la raccontiamo per come è, io penso che faremo meno fatica a trovare le condizioni per approvarla questa norma. E quindi chiedo anche a tutti voi di fare uno sforzo di spiegazione, di convinzione in questa direzione. Parlava del tema dei migranti e degli sbarchi, che è stata una delle questioni sulle quali si è più discusso sul suo governo in Italia e anche in Europa. E vi è stata nel mondo della sinistra anche una divisione sull'approccio scelto da questo governo. Io le chiederei sia di spiegare secondo lei perché si è divisa una parte della sinistra su questo, ma poi le chiederei anche una sua valutazione su questa questione. Io sono dell'idea che di fronte al tema dei migranti, dell'arrivo di migranti in Italia, ci sono due scuole di pensiero da seguire: incentivare o disincentivare. È giusto dire che il governo Gentiloni, in continuità con quello precedente, ha cercato di non incentivare l'arrivo di migranti in Italia, di governarlo in questo senso? Ma io penso che siamo tutti, almeno qui dentro, consapevoli di due cose. Primo, stiamo parlando di un fenomeno non passeggero, non è un fenomeno che nasce oggi o è nato 2 anni fa e si esaurisce domani. Stiamo parlando di un fenomeno rilevantissimo. Basta guardare ai numeri, alla geografia. Il continente africano di fronte al quale l'Italia è collocata geograficamente è un continente che contiene alcuni singoli paesi, un paese come la Nigeria, un paese che tra 30 anni avrà più abitanti dell'Unione Europea, un singolo paese africano. Quindi stiamo parlando di un fenomeno di queste dimensioni. Possiamo lasciare questo fenomeno senza alcuna gestione, senza alcun governo, semplicemente limitandoci o a dire li cacciamo via tutti, che è una, al di là del fatto che dal punto di vista etico e dei principi di civiltà che tutti noi abbiamo, è una cosa inaccettabile, ma poi non ha senso, nel senso che nessuno lo fa, non succede. Può essere una frase che uno dice in campagna elettorale, li cacciamo via tutti, ma poi sappiamo benissimo che non succede questo, che ci sono in Europa centinaia di migliaia di persone che arrivano. Il problema quindi è di gestire questo fenomeno, organizzarlo. Come si fa a organizzarlo?
Beh, insomma, le spiegazioni sarebbero lunghe. Io dico solo una cosa semplicissima. Organizzarlo significa fondamentalmente togliere ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento dei migranti in Europa. Perché se loro hanno il monopolio, se sono loro che lo gestiscono, è chiaro che non ci sarà nessuna possibile forma di gestione dei flussi, riduzione dei flussi, organizzazione di questi flussi. E di questa situazione le prime vittime sono esattamente i migranti che attraversano l'Africa. Sono loro che muoiono nel deserto, sono loro che muoiono in mare. Quindi chi dice lasciamo fare, limitiamoci a dire a tutti che li possiamo accogliere, alla fine, in ultima analisi, non fa una buona operazione neanche a favore di queste povere persone. A favore di queste povere persone. Noi lavoreremo se riusciremo a gestire i flussi e a dare loro dei canali legali, organizzati, per arrivare in Italia e nel resto di Europa. È impossibile questo? Io credo di no. L'esperienza italiana di questi mesi dimostra che è possibile, che si può passare da un fenomeno incontrollato e incontrollabile a un fenomeno più controllato e più controllabile. Ci sono meno arrivi e ci sono meno morti. Dobbiamo avere il coraggio di dire anche questa verità. Meno arrivi e anche meno morti in mare. Per questo l'Italia è orgogliosa del lavoro che sta facendo e credo che, per quanto sia un lavoro difficile, fragile, sempre in discussione, mai da considerare un risultato raggiunto, credo che non sia un caso che la parte più democratica, più avanzata di tutta Europa sostiene l'Italia in questo lavoro. L'altro giorno Jean-Claude Juncker, facendo il discorso sullo Stato dell'Unione Europea, ha detto l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa. Beh, se io sento una parola di questo genere sono contento, mi fa piacere, sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. Governare l'immigrazione è un tema importante anche per l'identità di un partito di centrosinistra e i partiti di sinistra in questo momento in giro per il mondo non se la passano benissimo. In Europa sono pochi i casi in cui si trovano al governo persone che sono espressione diretta di un governo di centrosinistra. C'è il caso del Portogallo, c'è il caso anomalo della Grecia, c'è il caso della Repubblica Ceca, fuori dall'Europa c'è il caso del Canada e pochi altri casi. L'Italia è uno dei pochi casi al mondo di paesi importanti in cui da anni c'è un governo di centrosinistra. Io le chiederei oggi, tornando un po' anche a quella vecchia frase di Gaber, cosa è da destra e cosa è da sinistra, lei come definirebbe oggi la sinistra italiana, se ha anche il Partito Democratico, ovviamente, non la sinistra italiana, se ha anche una sua peculiarità e una differenza rispetto ad altri casi che sono in giro per il mondo? E poi le chiederei anche qual è la differenza più forte che c'è tra il Partito Democratico e un partito di centrodestra, perché oggettivamente questi 6 anni di grande coalizione hanno un po' smussato gli angoli su alcuni temi. In che cosa lei si sente ancora distante da un pensiero invece conservatore di centrodestra? Ma io non voglio fare polemiche politiche, ma credo che tutti voi che ci state ascoltando tutti i giorni, leggendo i giornali, guardando la televisione, delle differenze tra la destra e la sinistra ne siate, credo, abbastanza consapevoli. Io la direi così, tra meno di un mese c'è il decennale della fondazione del Partito Democratico. Il Partito Democratico è nato il 14 di ottobre, mi pare, del 2007. Se c'è una cosa che ha caratterizzato tutta la nostra esperienza politica negli ultimi 20 anni, anche se
la fase precedente si chiamava Ulivo, diciamo così, poi si è chiamato Partito Democratico, non erano la stessa identica cosa, però erano abbastanza parenti. Se c'è una cosa che unisce questo percorso ormai ventennale è quello di esprimere una sinistra di governo. Guardate che noi abbiamo un bisogno assolutamente enorme che la sinistra si prenda le sue responsabilità di governo. Io lo so bene che potrebbe essere più facile il contrario, no? Cioè tu fai governare gli altri, stai a casa, stai in pace tutto sommato con gli slogan della tua giovinezza o con le cose che eri abituato a pensare, non devi fare i conti con una realtà molto complicata, esterna, e quindi te ne stai tranquillo all'opposizione, in minoranza. C'è un'attrazione fatale per rimanere all'opposizione nella sinistra, nel mondo, che noi non possiamo condividere. Anche in Italia? Spero che non ci sia anche in Italia. Non possiamo condividere per senso di responsabilità. Io l'altro ieri sono stato a questi incontri che si fanno tra i governi in Grecia e il mio interlocutore, una persona che io stimo molto, Alexis Tsipras, è stato, ve lo ricorderete, per alcuni mesi, per 6 mesi, un anno, una specie di mito per una parte della sinistra europea, quella di cui parlavo un po' prima, quella che preferisce non troppo sporcarsi le mani con le attività di governo. Tsipras per me è un esempio assolutamente straordinario opposto. Lui si è preso la responsabilità di guidare il suo paese, lo ha fatto assumendo delle decisioni difficilissime, anche molto impopolari dal punto di vista delle privatizzazioni, dal punto di vista sociale. Si è preso le sue responsabilità, ma pensate se invece che Tsipras a gestire l'uscita della Grecia dalla sua crisi economica più devastante fosse stata una destra antisociale e del tutto priva di limiti dal punto di vista sociale. Sarebbe stato un disastro. Quindi io sono portatore dell'idea che se c'è un valore che ha animato nel corso di questi 10 anni il Partito Democratico e nella fase precedente l'Ulivo, è il valore del fatto che anche in una società così complicata come la nostra, i valori di cui noi siamo incarnazione, i valori di sinistra, di centrosinistra, possono svilupparsi. In che modo in questo momento? Ma ti faccio solo 3 o 4 flash telegrafici. Primo, io penso che un governo di centrosinistra oggi sia in grado di dare certezze sul piano della sicurezza e dell'affidabilità al paese. Un paese come il nostro, come tutti i paesi europei occidentali in questo momento, ha bisogno di essere rassicurato, ha bisogno di essere guidato da persone affidabili, ha bisogno che chi governa abbia fiducia nelle istituzioni, non sia un propagandista contro le istituzioni. Secondo, ha bisogno il cittadino italiano che chi governa sappia incoraggiare, accompagnare la crescita economica, proprio perché tornare alla crescita economica è stato molto faticoso. Abbiamo avuto degli anni durissimi. E però sappia anche che la ripresa dell'economia e quindi le cifre positive sul lavoro, sulla produzione, sull'occupazione, sulle esportazioni, devono accompagnarsi ad alcune direttrici, condizionanti fondamentali. Primo,
Il lavoro è molto difficile in questo momento. C'è la sostituzione tecnologica. Non è facile. Voi, abbiamo qui il Ministro del Lavoro che ci potrebbe tenere una conferenza su quanto oggi possano esistere anche delle riprese economiche a bassa intensità di lavoro. E quindi dire ok, ci sono dei buoni numeri dell'economia ma ci vuole lavoro è fondamentale, lo possiamo fare solo noi. Due, ci vuole sostenibilità ambientale. È irresponsabile oggi il livello di sottovalutazione del tema ambientale che c'è in ambienti diversi dal nostro. Noi siamo in grado di portare dentro la crescita questo valore. Terzo, ci vuole, prima di venire qui, siamo stati a Bologna con Stefano Bonaccini, che è qui presente, con il sindaco e con questa alleanza contro la povertà, e hanno firmato, io ho benedetto, diciamo così, il reddito di solidarietà, che è un nuovo strumento della regione per sostenere le fasce più povere. Abbiamo bisogno di ricordarci, e ce lo dobbiamo ricordare anche qui, in una regione che tutto sommato non se la passa malissimo rispetto ad altre regioni italiane, abbiamo bisogno di tenere presente che la crisi ha prodotto un numero enorme di nuovi poveri. La povertà, l'esclusione, il disagio sociale, questa è la sinistra dal mio punto di vista. Accompagnare la crescita con questi valori, lavoro, ambiente, tutela della povertà e infine gestire, ma ne abbiamo parlato prima, direttore, gestire il tema della situazione internazionale, dei flussi migratori che l'accompagnano, dell'instabilità geopolitica in un modo umano e responsabile. Abbiamo bisogno di umanità e di responsabilità. Quindi, cari amici e cari compagni del PD, a noi la responsabilità di governare ce la impone il senso di responsabilità generale che abbiamo come cittadini. Se lo facciamo, rispondiamo a quello che è il nostro dovere. Se ci rifugiamo in delle convinzioni magari più limpide, apparentemente più lineari, che ci consentono solo di essere in pace con la nostra coscienza o con la nostra coscienza di qualche 20-30 anni fa, facciamo una cosa rilassante, ma facciamo un errore, e non ce lo possiamo permettere di fare questo errore in questo momento. Domanda secca, ma che differenza c'è tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle? La risposta è stata già data. Passiamo alla prossima. Ma non era una battuta, era perché immagino sia in questo momento oggettivamente, se le cose dovessero rimanere in questo modo, il Partito Democratico sarebbe l'unico partito che sta alternativo a molte forme di populismo. Quindi vorrei capire qual è per non rispondere. Della risposta del pubblico. Ma io alla fine penso che il lavoro che faccio adesso mi consiglia di non fare polemiche partitiche, quindi lasciamo perdere. Però la differenza c'è. Prima di affrontare un tema importante sul quale immagino in molti cercheranno delle risposte in questa fase, che riguarda il caso Consip, sul quale poi le farò una domanda, c'è un tema altrettanto importante che riguarda la salute dell'Italia, perché oggettivamente, come dicevamo prima, ci sono molti indicatori che indicano una condizione sempre migliore dell'Italia da un sacco di punti di vista, però su molti indicatori l'Italia è ancora sotto la media europea. Quali sono, secondo lei, le leve che ancora
è necessario muovere da qua ai prossimi mesi, ma anche ai prossimi anni, per cercare di riavvicinare l'Italia su alcuni fronti come l'occupazione giovanile, ma anche la stessa crescita, con il resto dell'Europa? Perché noi vediamo che l'Italia oggi va bene, ma per esempio la Spagna ha un PIL che cresce quasi il doppio rispetto a noi. Sì, io continuo a pensare che non si vive di solo PIL, no? Quindi i calcoli poi, come il direttore sa benissimo, sono sempre molto complicati, no? Per esempio un paese come la Spagna certamente ha un grande dinamismo dal punto di vista del prodotto interno lordo, ha anche dei livelli di disoccupazione altissimi. L'Italia è un paese, per esempio, che ha un debito pubblico molto molto alto, che è stato accumulato nel corso dei decenni e che influisce molto nella nostra classifica economica a livello europeo e internazionale, no? Quello che tecnicamente si chiama avanzo primario, cioè il bilancio tolti gli interessi che si devono pagare per questo debito pubblico così alto, e noi abbiamo un avanzo primario positivo da 15 anni e siamo, credo, l'unico tra i grandi paesi ad averlo in modo così massiccio e da così tanto tempo. Quindi la nostra economia è un'economia che ha avuto una crisi enorme, che non è ancora, pensate, tornata in termini di grandi numeri ai livelli che avevamo raggiunto nel 2006-2007, cioè nel momento prima del tonfo, e tuttavia che ha, non dico raggiunto, ma avvicinato la propria distanza dai grandi paesi europei in un modo spettacolare. Ho detto già in un'altra occasione che la cosa che è incredibile per l'Italia è la distanza tra le previsioni più accreditate sull'andamento della nostra economia e l'andamento reale della nostra economia. Vi cito solo una cosa per non dilungarmi troppo. Il consenso, si dice così tecnicamente, delle previsioni sul PIL italiano del 2017 era, circa un anno fa, attorno allo 0,7. Cioè noi faremo quest'anno una crescita doppia di quello che tutte le grandi istituzioni internazionali prevedevano un anno fa. Doppia, non del 10% in più, del 20% in più, esattamente il doppio. Allora questo sì che è un primato europeo. Quindi è vero che alcuni paesi europei hanno tuttora dei tassi di crescita migliori del nostro, ma la distanza dell'Italia da questi paesi si è ridotta in un modo spettacolare. E io penso, visto che siamo in una sede del PD, del nostro partito, che noi con orgoglio dobbiamo dire che questo è innanzitutto merito dello straordinario lavoro di riforme che è stato fatto in questi anni, in particolare delle riforme con le quali Matteo Renzi all'inizio del suo governo ha dato una botta in avanti alla situazione. Poi è chiaro che siamo andati avanti, abbiamo proseguito, abbiamo completato le cose, però non dimentichiamoci da dove siamo partiti. Siamo partiti con una distanza dagli altri paesi europei che sembrava incolmabile. Oggi siamo nel gruppo, anche se non siamo in testa al gruppo, e abbiamo delle risorse straordinarie piano piano per continuare a risalire. Il punto però, e scusa se aggiungo questa considerazione, è che tutto questo vale se, cioè non c'è un campionato del mondo del PIL a cui partecipi e se lo vinci chissà che cosa hai vinto. Avere la crescita serve per avere più qualità della vita, più benessere, più salute, più lavoro, più occupazione, più dignità nel modo in cui viviamo, e per fare questo ci vuole tempo. Quindi noi abbiamo bisogno di
sicurezza nei prossimi mesi e nei prossimi anni per far sì che la crescita continui e cominci ad avere i suoi effetti positivi per le nostre famiglie, per il lavoro e per il benessere degli italiani. Lì ancora non siamo arrivati a ottenere i risultati di cui c'è bisogno. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Abbiamo fatto tanta strada, ma ne manca una parte fondamentale, perché se non la diciamo così, le persone ci guardano come matti, no? Cioè, abbiamo un PIL, ho capito, ma io non me lo mangio il PIL, no? Quindi bisogna che questi risultati positivi siamo in grado di trasformarli in lavoro, sostenibilità ambientale, sostegno alle persone in difficoltà, le cose che dicevo prima. Quello è il Partito Democratico, non solo una cifra positiva del PIL. Se domani mattina un interlocutore straniero, mettiamo Tsipras, le dovesse chiedere: caro Gentiloni, ma che cos'è questo caso Consip? Me lo può spiegare un attimo? Lei come lo spiegherebbe all'estero? Ma cercherei di cambiare discorso con un interlocutore straniero. E in generale, sull'argomento, io da Presidente del Consiglio direi questo, direttore, cioè direi che per noi, per un paese come il nostro, la credibilità, l'autorevolezza di istituzioni, le istituzioni che amministrano la giustizia, istituzioni militari che garantiscono la nostra sicurezza, ecco, la credibilità e l'autorevolezza di quelle istituzioni, diciamo la verità, soprattutto di questi tempi, è un bene prezioso da tutelare. E quindi se ci sono dei comportamenti che questa credibilità e questa autorevolezza screditano, io penso che siano dei comportamenti gravissimi. Per fortuna, e sono d'accordo con Matteo, ho sentito che l'ha detto ieri, per fortuna queste istituzioni, e io ho totale fiducia in questo, possono avere al loro interno gli anticorpi, la credibilità, questi comportamenti per evitarli, se necessario eliminarli, perché è a loro che spetta questo compito. Io ho fiducia che chi amministra la giustizia, chi garantisce la nostra sicurezza, sappia confermare la credibilità di cui tutti abbiamo bisogno. Quello che mi preoccupa in questa vicenda è che venga messa in gioco questa credibilità. Per un paese come il nostro sarebbe gravissimo, ma sono convinto che non sarà così e che chi l'ha messa in discussione alla fine non riuscirà a incrinare la forza di questa istituzione. Non posso non chiederle, concludendo sul tema, dato che lei citava le parole del segretario del PD di ieri, anche altre definizioni che sono state date di questa questione. Il presidente del Partito Democratico, Matteo Orfini, ha parlato di eversione. Il giornale di riferimento in questo momento del PD, che è Democratica, ha parlato di complotto. Ieri il segretario del PD ha detto, l'ha detto a noi del Foglio, che il caso Consip è nato per colpirlo. Io le cito anche un'altra definizione, non so in quale tra queste lei si sente più vicino, è il vicepresidente del CSM, Legnini, che ha detto qualche giorno fa: la sola ipotesi che possa esserci stato un falso, un depistaggio, è di per sé inquietante. Io, dato che lei comunque è un esponente del Partito Democratico, le chiedo se condivide quello che ha detto il segretario del PD e il presidente del PD. Sì, io sono un esponente del Partito Democratico, ma casualmente in questo momento sono anche il Presidente del Consiglio, quindi non mi abbandono a giudizi di questo genere, non voglio ripetere quello che ho detto prima, rispetto ovviamente queste valutazioni, ma la mia valutazione è una valutazione che i comportamenti che screditano queste istituzioni non possono essere accettati e che sono totalmente fiducioso che saranno queste stesse istituzioni a
combattere questa situazione. Ieri alleggeriamo un po'. Ieri Renzi ha detto un'altra cosa che la riguarda. Ha detto che Renzi si sente l'allenatore in questo momento del Partito Democratico e forse anche della maggioranza che sostiene il governo. Lei in che ruolo si vede in un campo da gioco? Io sono a riserva, naturalmente. Beh, così è facile però. Così è facile, così è facile. Un'altra questione che credo che sia importante. Negli ultimi anni i militanti del Partito Democratico hanno osservato come il PD ha affrontato alcuni tabù importanti, anche che riguardano la storia della sinistra. Immagino che in pochi si sarebbero aspettati 6 anni fa, 4 anni fa, di vedere il Partito Democratico che avrebbe cambiato la riforma del lavoro, l'articolo 18, anche appunto il tema dei migranti. Quali sono, secondo lei, oggi 2 grandi tabù che riguardano la sinistra, ma che riguardano l'Italia, che andrebbero affrontati di petto e di fronte ai quali non bisogna indietreggiare? Ma io, sarebbe un discorso lungo, credo che noi abbiamo fatto in questi anni, è stata una discussione in pubblico, quindi sicuramente molti dei presenti hanno partecipato, abbiamo fatto in questi anni un grandissimo lavoro di cambiamento della nostra cultura di governo, della nostra cultura di sinistra come Partito Democratico. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, ma l'altro giorno ho fatto 2 chiacchiere con Piero Fassino che mi ricordava che quando lui, in epoca di nascita del Partito Democratico, andava in giro nel mondo dei partiti tradizionali della sinistra europea a dire che si faceva un nuovo partito, Partito Democratico con delle forze diverse, lo guardavano tutti come se stesse facendo una cosa troppo avanzata. Io penso che la storia di questi anni, di questi 10 anni e purtroppo anche le difficoltà che i partiti che non si sono rinnovati hanno incontrato in giro per l'Europa ci dice che quelle cose che andava a dire in giro Piero Fassino, in fondo io venivo da un altro partito, ma comunque erano in fondo assolutamente giuste. Io dico adesso che questo lavoro di, diciamo così, superamento delle catene storiche della sinistra, sulle quali il mio intervistatore ha scritto un libro qualche anno fa, noi ci siamo portati parecchio avanti, direttore. Mi viene quasi da dire che il problema che abbiamo oggi, più che andare avanti rispetto a vincoli di idee del passato, è un problema di confrontarci con le questioni che ci vengono scodellate davanti dall'attualità, dal futuro. Cioè, uno dei problemi più drammatici che abbiamo, per esempio, è il problema di come regolare le nuove forme di lavoro. È un problema difficilissimo, perché noi possiamo anche dire che le nuove forme di lavoro non esistono, non le accettiamo. Vorremmo tutti delle forme di lavoro come quelle che ha conosciuto la mia generazione, o anche generazioni leggermente più giovani di me. Ma in realtà le nuove forme di lavoro ci sono dappertutto. E sono complicate da gestire. In questi giorni in Estonia c'è stata una riunione dei ministri dell'economia e delle finanze, la cosa principale che hanno discusso, qui non parliamo di lavoro ma di tasse, è la questione di come tassare le più grandi imprese del mondo, perché oggi sono le più grandi imprese del mondo, che sono gigantesche, hanno un numero di dipendenti limitatissimo e in un paese come l'Italia irrisorio, e non si sa bene in quale paese paghino le tasse, perché sono delle grandissime multinazionali. Che facciamo? Le eliminiamo? Andiamo senza Google? E come facciamo ad andare senza Google?
Quindi abbiamo, io credo, per farla breve, più che da spezzare catene del passato, dalle quali ormai ci siamo abbastanza liberati, abbiamo da rifondare un pensiero della sinistra sui problemi aperti del nostro futuro. Qui dobbiamo lavorare, qui il PD deve farsi sentire e deve far valere anche il suo ruolo in Europa. Penso che la nostra esperienza può avere un valore da questo punto di vista. Non a caso su alcuni temi ci prendono ad esempio a noi del PD. Tema dell'immigrazione, ne discutono in tutta Europa sulla base dei risultati che abbiamo ottenuto. E penso che questo sia un motivo di orgoglio per noi e per la nostra comunità politica. Le faccio una domanda su un tema un po' tecnico, ma penso sia importante anche perché lei parlava di Europa e negli ultimi mesi in Europa è successa una piccola rivoluzione non notata da molti. È nata l'Europa a due velocità, che detta così sembra un qualcosa, una diminuzio, sembra un passo indietro dell'Europa, ma in realtà, come lei stesso ha argomentato in diverse occasioni, il fatto che ci siano alcuni paesi, i più forti, i più importanti, che si mettono insieme per poter dare una svolta e anche far andare l'Europa in maniera più veloce, è un passaggio importante. Questo come si può, quali possono essere i passaggi ulteriori? Perché l'Europa a due velocità può essere un'occasione importante anche per il PD per imporre qualcosa della sua agenda? Ma banalmente io credo perché noi abbiamo vissuto in quest'ultimo anno e mezzo, una fase di grandissima sfiducia nei confronti dell'Europa, una fase di crisi che forse è stata la più acuta nei 60 anni di vita dell'Unione Europea, prima si chiamava Comunità Europea, ma insomma nei 60 anni dai Trattati di Roma. Una fase in cui, in quella notte tra il 23 e il 24 giugno del 2016, quando abbiamo appreso che gli inglesi, che i britannici avevano deciso con una piccola maggioranza di abbandonare l'Unione Europea, per la prima volta abbiamo scoperto che una storia di straordinario successo, no? Che aveva posto fine a una guerra, aveva dato libertà e democrazia ai paesi ex fascisti o ex comunisti, aveva diffuso il benessere, cioè una grandissima storia di successo, poteva diventare minoranza nel proprio paese, ci poteva essere un grande paese che preferiva andarsene. Adesso forse ne stanno molto ridiscutendo nel Regno Unito, ma comunque hanno deciso democraticamente, noi lo rispettiamo, di andarsene. Da questa crisi, che di fatto era l'unione dell'impotenza dell'Europa sulle vicende migratorie e sulla crisi economica, piano piano l'Europa si è risollevata. Ora, questo risollevarsi dell'Europa, che prospettive gli vogliamo dare? Perché contemporaneamente la domanda di Europa attorno a noi nel Mediterraneo, in Africa, nel Medio Oriente è aumentata. Perché è aumentata? Perché in questo stesso periodo nel nostro più grande paese, amico e alleato, si è affermata una leadership diversa che è più riluttante a un impegno esterno degli Stati Uniti. La leadership del presidente Trump è una leadership che fa fatica a dire noi ci impegniamo nel Mediterraneo, in Libia, in Africa, è più, come si dice in gergo, tende più a isolarsi nel proprio paese e quindi domanda di Europa. Allora, a questa domanda di Europa, a questo vuoto che c'è anche dal punto di vista geopolitico e che qualcuno deve riempire, può rispondere un'Europa di 27 paesi condizionata da un meccanismo di unanimità nella quale inevitabilmente il paese che vuole andare ad andatura più lenta detta l'andatura a tutti gli altri 26? Io credo di no. Credo che alla fine
i paesi che questa Europa hanno fondato, e quindi innanzitutto l'Italia, la Germania, la Francia, il Benelux, i paesi che ne sono stati l'anima nel corso di tutti questi anni, dalla Grecia alla Spagna, al Portogallo, ma anche alcuni dei nuovi paesi degli ultimi arrivati, insomma quelli che sono convinti di andare avanti verso conquiste più rilevanti dell'Europa e quindi verso un'eurozona più integrata, un bilancio della comunità europea più unito, possono e devono avere il diritto di andare avanti. Smettiamola di vedere queste cose come dei rischi per l'Italia. A noi nessuno ci toglie molto spesso una specie di complesso di inferiorità nei confronti degli altri paesi, no? Tu vai in giro per il mondo e incontri decine e decine, migliaia di persone che ti invidiano come italiano, dice beato te che sei italiano e c'è un e come si mangia bene e la cultura e che clima che c'è e quante aziende all'avanguardia e che meraviglia che è l'Italia. E talvolta noi italiani invece abbiamo un'idea di noi stessi molto molto riduttiva, per cui la prima cosa che pensiamo quando c'è l'Europa a due velocità è a noi ci toccherà la terza classe, il vagone più lento, è inevitabile. Non è così, noi saremo protagonisti nell'Europa a due velocità di un'Europa più integrata, lo saremo non perché siamo bravi o non bravi, lo saremo perché siamo l'Italia e penso che sia una cosa giusta e utile da fare. Due domande e mezzo. La prima riguarda il populismo, perché negli ultimi anni il mondo ha subito alcuni shock significativi. In Europa abbiamo visto la Brexit, in America abbiamo visto Trump. Ma nell'Europa continentale il dato significativo inaspettato è che negli ultimi due anni in tutti i grandi paesi in cui le forze antisistema avrebbero voluto affermarsi in realtà non ce l'hanno fatta. È andata così in Francia, è andata così in Spagna, è andata così anche in Portogallo, è andata così anche se per un pelo in Austria, è andata così in Olanda. E l'Europa non solo ha tenuto, non solo è riuscita a far andare avanti l'economia, ma è riuscita a tenere a bada i populismi. Io le chiedo, ma possiamo dire che rispetto a qualche anno fa in Europa e chissà, forse anche in Italia, il populismo è stato un po' sopravvalutato? Non so se sia stato sopravvalutato, talvolta è sopravvalutato dai sondaggi, sicuramente. Io direi forse più semplicemente che sì, noi abbiamo avuto una crisi durissima e l'abbiamo avuta sia negli Stati Uniti che in Europa. Questa crisi durissima ha avuto, come sapete, il suo apice negli anni 2007, 2008, 2009. Gli Stati Uniti ne sono usciti molto più rapidamente dell'Europa. Piano piano, negli ultimi due o tre anni, ne è andata uscendo l'Europa. Naturalmente rimangono quelle avvertenze che dicevo prima, cioè buone cifre, buoni numeri di uscita dalla crisi non significano non vedere negli occhi i problemi, però non c'è dubbio che avere superato la fase più dura della crisi, la fase in cui l'Europa sembrava un nemico e basta, sembrava incapace di risolvere qualsiasi problema, sembrava portatrice di un'economia disastrosa, ed essere adesso in un contesto un po' più ottimistico certamente toglie carburante alle posizioni antieuropee. Dopodiché l'espressione populismo meriterebbe una lunga storia, cioè io mi riferisco qui alle forze antieuropee, antisistema da questo punto di vista. Il populismo è una cosa. Populismo nasce a sinistra, almeno negli Stati Uniti ha un'origine, per farvi solo un esempio,
Il presidente Trump ha usato nella sua campagna elettorale in modo molto frequente l'appello a quel forgotten man, l'uomo dimenticato, ma l'espressione è un'espressione di Franklin Delano Roosevelt, presidente democratico degli Stati Uniti di fronte a un'altra grave crisi economica degli anni 30. Quindi, diciamo così, il riferirsi al popolo ha una sua dignità che alcune espressioni che abbiamo attorno a noi in Europa di questi tempi, francamente, non hanno assolutamente. Quelle sono, a mio parere, in difficoltà perché tutto sommato la ragionevolezza del fatto che dobbiamo andare in una certa direzione prevale nella nostra cittadinanza, ma c'è ancora molto lavoro da fare, attenzione. Ultima domanda. Lei in questo momento probabilmente rappresenta un esempio di trasversalità, perché non soltanto in questa festa del PD, ma se lei dovesse andare anche in un'altra festa, probabilmente anche in mondi lontani sarebbe accolto con simpatia, se non con affetto e a volte anche con grande cordialità, credo. Lei non pensa che in questa campagna elettorale, da qua ai prossimi mesi, non ci dovrebbero essere almeno uno o due grandi temi sui quali sarebbe bene che tutte le forze politiche si mettessero d'accordo, promettendo di fare quelle cose a prescindere da chi vincerà le elezioni successive? Nel 2012 in Portogallo il centrodestra e il centrosinistra si sono messi d'accordo, scusi, nel 2015 si sono messi d'accordo prima, durante la campagna elettorale, su alcuni temi da sostenere a prescindere da chi avrebbe vinto le elezioni. E poi adesso il Portogallo sta andando abbastanza bene anche per questo. Due questioni sulle quali lei si augura che tutte le forze politiche possano mettersi d'accordo, promettendo di fare quelle cose nella prossima legislatura. Ma io mi sono molto affezionato ad alcune cose molto generali, quindi non so se questa è la risposta che lei cercava. Da una parte io credo che ci vorrebbe un consenso generale tra le forze politiche nel fatto che la fiducia nelle istituzioni che garantiscono la nostra sicurezza, nelle istituzioni europee, dovrebbe essere preliminare per chi esercita una funzione politica. Se non hai fiducia in quelle istituzioni, io credo che, poi ognuno è libero naturalmente di sostenere tutte le tesi che vuole, non svolgi un ruolo negativo a livello di, come si può dire, di divulgazione di pensiero politico, di diffusione di idee. Abbiamo bisogno veramente di un paese un po' più coeso, un po' meno litigioso, un po' più unito su alcuni valori fondamentali. Guardate che c'è molto della storia italiana in questa scarsa propensione ad unirsi attorno alle istituzioni, quindi io lo capisco. Noi abbiamo una storia unitaria recente, un rapporto con lo Stato difficile. Però se non recuperiamo questo ritardo, alla fine le lezioni della storia che dovrebbero spingerci in questa direzione vuol dire che non le abbiamo imparate. Se voi pensate, faccio solo questo esempio, all'atteggiamento dei 70 anni fa di coloro i quali hanno partecipato all'Assemblea Costituente, che alla fine si sono messi d'accordo dopo una discussione molto ampia, elaborata e anche che è durata parecchio tempo, su un testo fondamentale come il testo della nostra Costituzione, ma avevano delle differenze dal punto di vista culturale e ideologico enormi. Se guardiamo alla campagna elettorale che c'è stata subito dopo, quella del 48, se guardate i manifesti elettorali di quella campagna del 48, vi accorgete di quale fosse il livello di guerra ideologica che c'era in quegli anni. E ciò nonostante
di fronte al compito supremo di dare una legge fondamentale al tuo paese, tu privilegi il rapporto con le istituzioni. Quindi il primo principio, a mio parere, è sentirsi un po' più italiani. Siamo italiani, abbiamo una patria, una bandiera, delle istituzioni che dobbiamo tutti insieme salvaguardare. Secondo, smetterla di diffondere paura. C'è qualcuno che pensa che la diffusione di paura porti consenso, porti voti. Se non fosse un problema serio, io non me lo porrei, ma è un problema molto serio, perché se lo spacciatore di paura ha spesso un terreno fertile, perché le novità del mondo, le novità delle tecnologie, le presenze anche di comunità tanto diverse dalla nostra, sono tutte cose sulle quali lo spacciatore di paura, se vuole, può ottenere consensi. Ma guardate che spacciare paura è la cosa più pericolosa che abbiamo. Se ci mettiamo a seminare odio ed esclusione, raccoglieremo odio e violenza nei prossimi anni e per le prossime generazioni. Io mi accontenterei in fondo di questo, che tra tutti ci fosse un'intesa sul fatto che le istituzioni e l'Italia si difendono perché sono un bene comune, e sul fatto che gli spacciatori di paura non devono far parte effettivamente del nostro circuito politico. Ognuno ha le sue idee, ma seminare paura è veramente troppo pericoloso. Ultimissima e alla mezza domanda promessa. Qualche giorno fa lei ha consigliato un libro. Quel libro si chiama La fine della competenza. È un libro in cui sostanzialmente si spiega perché in giro per il mondo l'incompetenza è improvvisamente diventato un valore. A chi si riferiva e a chi lo consigliava? No, a me me l'hanno regalato, no? Non mi riferivo a nessuno. E perché consiglio questo libro da leggere? È un libro che... È un libro, innanzitutto non credo sia ancora tradotto in italiano, quindi è un po' snob il consiglio. No, è semplicemente un libro che se la prende con un andazzo che è particolarmente... è un libro americano, se la prende con un andazzo particolarmente diffuso nel web, per il quale, diciamo, se tu sei un... non sei esperto di niente, te ne vanti, no? E consideri quelli che sono esperti di qualcosa come un problema. Io penso che non ci faccia bene, e che se si tratti di scienza, se si tratti di medicina, se si tratti di ingegneria o di qualsiasi cosa, noi abbiamo bisogno, e dobbiamo far studiare i nostri figli e i nostri nipoti, abbiamo bisogno di competenze nella nostra società. Non potevamo concludere questa bellissima chiacchierata in un modo più banale di questo, ma comunque grazie davvero, grazie a Claudio Cerasa, grazie a voi e grazie a tutti voi.